Il Cerignola domina, crea, rasenta la perfezione, liquida il Sorrento con un 2-0 che appare anche stretto per quanto macinato. Squadra che vince infatti non si cambia, Raffaele ripropone gli stessi 11 di Torre del Greco, i gialloblu palesano la loro superiorità già nel primo tempo costruendo tanto a partire dal 9° minuto quando Ruggero cestina la palla del vantaggio che comunque non tarderà ad arrivare. Al 22° lo stesso Ruggero si fa perdonare confezionando un piazzato vincente per Visentin che buca del sorbo per l'1-0. Il Cerignola lascia il Sorrento senza respiro, i costieri concedono praterie che però non vengono sfruttate. 28° Russo cerca la porta con un tiro che quasi diventa un assist, Tascone la sfiora, il piede di Ruggero è particolarmente caldo, altra asse con Visentin al 33°, questa volta da corner, palla fuori, chiudendo così le danze di una prima frazione dominata dai pugliesi, a riposo però con un vantaggio di misura. Il primo brivido della ripresa lo crea il Sorrento, il piazzato di Bolzius al 47° resterà un lampo nel buio. Al 55° Tascone e Ruggero sprecano, ma per il raddoppio è solo questione di tempo. 61° Paolucci ruba l'ennesimo pallone della sua gara, sceglie Salvemini che mostra il suo istinto letale, fa 5 in campionato, 2-0 e giochi chiusi all'ora di gioco. Monologo gialloblu interrotto soltanto per un attimo al 64°, il Sorrento abbozza la reazione, Bolzius ha l'occasione per accorciare ma la getta via. L'Audace gestisce, crea e mostra un gioco sopraffino. Al 78° Bianchini illumina un Russo però troppo altruista. I gialloblu corrono e dominano fino al 94°, conquistandosi una notte in vetta alla classifica, seconda vittoria e quarto clean sheet consecutivi per la squadra di Raffaele.